È un'estate molto problematica quello che stiamo attraversando. Purtroppo la mancanza di pioggia e soprattutto le altissime temperature, unite anche al vento, spesso caldo, hanno causato molti problemi in queste settimane dal punto di vista degli incendi boschivi e della carenza idrica. Perché riguardo agli incendi boschivi abbiamo avuto 52 incendi abbastanza significativi sul territorio della nostra regione. Tutti riportati comunque nell'alveo della sicurezza grazie al grande lavoro fatto dai vigili del fuoco, dai volontari della protezione civile e dai cittadini anche molto attenti che hanno sempre segnalato puntualmente queste situazioni di sofferenza. Quelli più difficili da affrontare sono stati quelli di Numana, Porto Recanati, Castelfidardo di qualche settimana fa. Quello di pochi giorni fa a Senigallia, perché è proprio stato, si è, diciamo, sviluppato vicino alle abitazioni. Quello di Camerino, che era forse è stato il più vasto che c'è stato in tutta la nostra regione in quest'estate. Alcuni momenti di problematicità anche sulle Cesane, zona Fossombroni Urbino, nella provincia di Pesaro, così come nell'Ascolano. Comunque sia, come dicevo, tutti quanti in qualche modo riportati abbastanza celermente, nella massima sicurezza, grazie al lavoro dei vigili del fuoco, dei volontari di protezione civile, che voglio sinceramente ringraziare. Noi abbiamo come Regione Marche una convenzione con i vigili del fuoco per avere a disposizione delle squadre speciali antincendio 24 ore su 24. Questa convenzione scade il 25 di agosto, da qui ai prossimi giorni. Non si pensava che si protraesse così per lungo tempo questa emergenza quest'anno. Questo comunque non vuol dire che anche eventualmente scaduta la convenzione non ci sarà la celerità degli interventi, che saranno sempre comunque garantiti. L'elicottero della Protezione Civile Marche è sempre attivo e allerta 24 ore su 24, ovviamente nelle ore diurne, non nelle ore notturne, nella sua sede di Cingoli, sempre pronto alla partenza ed è intervenuto un po' sempre in tutte queste emergenze che si sono sviluppate. Ci sarà quindi da parte nostra la massima attenzione, ma siccome i prossimi giorni si prevedono già da domani una recrudescenza delle temperature, un ritorno a un caldo molto afoso per un'altra settimana circa, speriamo poi che possa arrivare anche qualche pioggia, il richiamo che io faccio fortemente a tutti i cittadini della nostra regione è quello di avere la massima attenzione nei propri comportamenti per evitare situazioni di pericolo. La massima attenzione anche nel segnalare eventualmente situazioni di pericolo o di inizio incendi e, come dire, la massima responsabilità di ognuno di noi per far sì che non avvengano incidenti di una certa gravità, così come fino ad oggi non sono avvenuti e ancora una volta ripeto, grazie anche sempre alla massima attenzione e capacità delle nostre forze dell'ordine, delle nostre vigili del fuoco e della nostra protezione civile.